E tuttavia la civiltà dei consumi è arrivata anche qui ed è avanzata rapidamente. Attraverso i giornali, la TV, attraverso le stesse informazioni di chi è tornato in questi paesi, ha esercitato una formidabile forza d'attrazione. E anche la gente di qua si è voluta conquistare il diritto, attraverso l'emigrazione, alla macchina, al televisore e a tutto il resto. Insomma, a una diversa condizione di vita. Ma questo diritto, da chi e come è stato pagato? Da loro stessi e poi dall'intera collettività. Innanzitutto, in queste zone, rischia di rompersi l'equilibrio idrogeologico. La terra non è più curata e difesa dall'uomo. Ecco allora le frane e le altre rivolte della natura. E i paesi, non vivendo più della loro economia naturale, che era l'agricoltura, sopravvivono principalmente attraverso le rimesse degli emigranti. Perché sono proprio le rimesse a tener su la rete locale dei consumi, dilatatasi artificialmente rispetto alle risorse naturali. E altre conseguenze ancora. Il padre e i figli, non appena è in età di lavoro, via da casa per 8-9 mesi all'anno. E la scuola, in questa situazione, che cosa può fare? Che cosa può insegnare ai ragazzi che tra poco avranno l'età per decidere se lasciare o no questi paesi? Che grado di apprendimento c'è in una scuola di questo tipo rispetto ad altre scuole o di città o anche migliori nei paesi? Beh, qui purtroppo c'è la questione ambientale e la questione della scuola in sé. La scuola è una pluriclasse, o meglio, una scuola unica. Ci sono tutte e cinque le classi, per cui bisogna purtroppo fare scuola a tutti quanti, prima, seconda, terza, quarta e quinta contemporaneamente. Prima tutti i bambini hanno detto che noi vogliamo andare a lavorare fuori, o a Milano o a Torino. Perché secondo lei in tutti c'è questo desiderio di allontanarsi dalla terra? Perché è la scuola della famiglia, è la scuola dei genitori che insegna loro che il lavoro della terra purtroppo è un poco duro, anche perché qui è condotto alla maniera tradizionale, non è meccanizzato, non è industrializzato, quindi è tutto lavoro fatto con le braccia per lo più, quindi è pesante e sotto questo profilo hanno ragione. E le prospettive secondo lei di queste zone quali possono essere? Io non me ne intendo, non me ne intendo di questi problemi di agraria, di agricoltura, io faccio il maestro, ma penso che stando la situazione come sta non si prevede niente di buono, perché anche negli ambienti locali, nella famiglia, la mentalità del contadino in genere non si è aperta ancora.